Buonasera a tutti, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione di Calabria News 24, i titoli del nostro telegiornale. Tratto in arresto in Germania il latitante Giuseppe Minelli. Si costituisce a Filandari Antonio Carà, ricercato dall'ottobre scorso. Inaugurato a Catanzaro l'anno giudiziario del TAR. A Castrovillari Mariella Nava ha cantato per i detenuti della casa circondariale. È stato dunque tratto in arresto Giuseppe Minelli, sfuggito alla cattura nell'operazione denominata Doppio Gioco, eseguita dai carabinieri della Compagnia di Rossano nel settembre 2018. L'uomo è stato trovato in Germania. Era sfuggito alla cattura perché rifugiatosi in Germania, l'ultimo dei ricercati dell'operazione Doppio Gioco, eseguita dai carabinieri della Compagnia di Rossano nello scorso mese di settembre. È stato arrestato Giuseppe Minelli, di 31 anni, che si era reso irreperibile a seguito dell'emissione delle ordinanze di custodia cautelare in carcere emessa dalla GIP di Castrovillari su richiesta della Procura. L'arresto è stato fatto in collaborazione con le autorità tedesche a seguito di un controllo di polizia. La vicenda, che risale al maggio dell'anno scorso, riguarda il furto di un'autovettura avvenuta a Bocchigliero e i tentativi della vittima e del figlio di ottenere la restituzione del mezzo attraverso la mediazione di una persona che aveva chiesto in cambio 1.500 euro per la stessa vicenda, con l'accusa di rapina e tentata estorsione. Nel settembre dello scorso anno erano stati arrestati Serafino Perfetti, Rosario Le Fosse, Rocco Pirillo e Antonio Cirigliano. Ancora cronaca, braccato dai carabinieri, ricercato dall'ottobre scorso, si è costituito a Filandari Antonio Carà. Dovrà scontare una pena di oltre 2 anni di reclusione. I carabinieri lo cercavano da mesi, convinti che non avesse lasciato il suo territorio. E così lo hanno braccato, controllando i luoghi solitamente frequentati dal giovane, facendogli terra bruciata tutto intorno. Così Antonio Carà, di 26 anni, cognato di Giuseppe Antonio Corinti, detto Peppone, ieri pomeriggio si è costituito presso il comando stazione carabinieri di Filandari, accompagnato dal suo avvocato. Era ricercato dal 28 di ottobre, dopo che era stato emesso nei suoi confronti un provvedimento di cattura per espiazione della pena detentiva di 2 anni emesso dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro. La condanna gli era stata inflitta per i reati di tentata estorsione aggravata in concorso e minaccia e lesioni aggravate in concorso, reati che aveva commesso quando era ancora minorenne. E ora ci spostiamo a Catanzaro, dove alla presenza del procuratore capo Nicola Gratteri è stato inaugurato l'anno giudiziario del TAR. Il tema delle amministrazioni sciolte per infiltrazioni mafiose è stato l'argomento principe dell'inaugurazione a Catanzaro dell'anno giudiziario del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria. Il presidente Vincenzo Salamone e il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri ne hanno discusso con i giornalisti. Quando in un ente cambiano gli amministratori, ma la dirigenza rimane... Vicente, poi a quel punto devi dare maggiore potere al commissario prefettizio, al punto da poter annullare anche le delibere, delibere approvate da quella giunta collusa, da quella giunta che è stata sciolta per infiltrazioni mafiose, altrimenti è un contraddittorio, perché tu altrimenti fai solo una prevenzione futura, non pulisci, non derattizzi quello che è stato fatto prima dalla giunta che si ritiene essere collusa, essere attivo. La cosa che chiedevano è come mai la Calabria è quella che oggi ha la maggiore percentuale del disciolto. Ma le concause sono diverse, intanto sono 2 le concause principali. Una è che l'andrangheta è sempre più presente sul territorio, dà sempre più risposte e c'è mediamente in genere una politica debole che non dà risposte. Secondariamente c'è stato un forte accelerazione, un forte aumento delle indagini da parte delle direzioni strutturali antimafia, sia di quella di Catanzaro che di Reggio Calabria. Quando si scioglie più volte il comune vuol dire che c'è da conferma che così com'è le regole non valgono, cioè così come sono le regole non funzionano, cioè spesso diventa un congelamento della gestione della cosa pubblica, diventa un congelamento e quindi non cambiano le cose, si aspetta un anno o due per andare poi in un'elezione, si trovano poi altri soggetti, certe volte anche altri prestanome e si ripropone lo stesso centro di potere. E per questo noi vogliamo un sistema invece che vada
vada più in profondità, che rimuova il cancro in quell'amministrazione, in modo tale che quando si insedia una nuova giunta, si insedia una nuova forza politica, sia libera da condizionamenti mafiosi, altrimenti continuiamo a parlarci addosso. Il presidente del TAR Calabria, Salamone, ha lanciato poi l'allarme sulla carenza d'organico del Tribunale. La cosa più delicata è che abbiamo un organico ridotto ormai a un numero di componenti che a malapena ci consente di trattare i ricorsi ordinari. Il rischio è che per quest'anno potremmo rimanere in 6. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Castrovillari nel Cosentino. Mariella Nava ha cantato per i detenuti della casa circondariale. L'evento dal titolo Musica che libera ha voluto sensibilizzare sui temi della musica e della cultura contestualmente a Matera, capitale europea della cultura 2019. Musica che libera. Sono queste semplici parole che hanno dato il nome alla visita di Mariella Nava nel carcere di Castrovillari. La manifestazione rientra negli eventi inseriti nel protocollo d'intesa tra la Casa Circondariale ed il Lions Club Cittadino, che quest'anno ha deciso di puntare sui valori culturali e musicali, visto l'importante evento di Matera, capitale europea della cultura 2019. Questa volta ci occupiamo di musica, è un'attività programmata e colgo l'occasione per fare gli auguri di buon lavoro al nuovo direttore, il dottore Carrà, e ringraziare un artista come Mariella Nava, perché quando si fanno queste cose è vero che c'è tutta la volontà e l'iniziativa da parte del club di servizio e chiaramente la disponibilità della casa circondariale, ma soprattutto la disponibilità e la sensibilità di artisti importanti. Quest'anno ci siamo concentrati di più sulla musica e sull'arte in genere perché è un anno particolare, è un anno in cui Matera è stata proclamata capitale europea della cultura e la nostra amministrazione ha dato indicazione di valorizzare proprio la cultura nell'ambito degli istituti penitenziari, per cui abbiamo privilegiato questa strada per collocarla nell'ambito del percorso di Matera, capitale della cultura europea. L'artista tarantina, insieme al bassista castrovillarese Sassà Calabrese, ha cantato per i detenuti nel luogo in cui il tempo sembra fermarsi ed ha trasformato una mattina di febbraio in un'occasione per riflettere e per volare fuori dalle sbarre sulle ali della musica. La frenesia della vita, anche di quello che ho scelto di fare come mestiere, mi porta già ad incontrare, però sempre con fretta, con poco tempo a disposizione per pensare, e questi sono luoghi dove appunto più di una volta, no, ci si deve soffermare invece e si deve, insomma, si può fare un po' il resoconto di quello che abbiamo fatto di buono o no, e non soltanto per chi appunto ci vive qui dentro per ritrovarsi, ma proprio anche per chi ci passa, per chi ci collabora, per gli operatori, per tutti, e quindi anche per me che vengo a trascorrere 2 ore. Sarà così, cioè sarà un nuovo motivo anche per ritrovare anche me stessa, per capire quanto quella parte della mia onestà che difendo fino alla fine ha il suo valore, insomma. È stato presentato nella sala della Biblioteca dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza il libro dal titolo Enzo Tortora, Lettere a Francesca. Enzo Tortora, Lettere a Francesca, è il libro presentato nella sala della Biblioteca dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, un libro che raccoglie le lettere che Enzo Tortora scrisse dal carcere alla compagna Francesca Scopelliti, lettere custodite per 33 anni. Il presidente dell'Unione delle Camere Penali, Beniamino Migliucci, che invece è venuto a conoscenza di questo, mi ha fatto capire che non erano lettere private come io pensavo, ma che dovevano essere lettere pubbliche perché sono una testimonianza dei mali della giustizia, la testimonianza vera di quello che lui ha patito in carcere. Mali, quelli denunciati dal presentatore, che ancora oggi sono presenti nel sistema giudiziario italiano. La cosa più amara nel leggere questo libro è che sono datate 1983, ma potrebbero essere datate 2019. Nulla è cambiato e le denunce che lui fa nelle sue lettere possono essere anche denunce della situazione attuale, e questo devo dire che forse è la mia più grande amarezza, pensare che la vicenda di Enzo, il suo sacrificio, non abbia insegnato nulla e che la politica non si sia fatta carico di quella riforma che non è più rinviabile, oggi più che mai. Leggendo questo libro sembrerebbe non essere cambiato nulla in questi 35 anni per quanto riguarda il sistema giudiziario italiano.
Non è cambiato nulla in ragione del fatto che viene da chiedersi la durata del processo, che dovrebbe essere congrua e comunque non dovrebbe rappresentare per il cittadino una completa o totale annullamento di quelli che sono i suoi diritti. Dinanzi alla recente riforma della prescrizione, è effettivamente garantita? E il cosiddetto diritto vivente, il diritto giurisprudenziale, ha effettivamente consentito, attraverso la mancata applicazione di sanzioni a quelle che sono le iscrizioni tardive nel registro degli indagati operate dai pubblici ministeri, benché l'avverbio immediatamente imporrebbe un'iscrizione tempestiva? Siamo davanti ad una situazione grottesca in realtà. Non c'è stato quello che noi auspicavamo, e cioè una seria inversione di tendenza rispetto a quelle che erano le situazioni di partenza. Il processo continua a rimanere una pena, lo è sine die, considerando che quando non si riesce a cogliere con precisione l'effettiva durata, effettivamente non c'è spazio per una difesa concreta dell'innocente ma anche del colpevole. Ricordiamo che la funzione rieducativa della pena prevede necessariamente che tra il momento della commissione del fatto e quello dell'applicazione della sanzione non debba passare un lasso di tempo tale e tanto che il soggetto che andrà poi ad eseguirla potrebbe tranquillamente essere un soggetto diverso e completamente un soggetto diverso. Iniziano i festeggiamenti del periodo carnascialesco, anche a Gioia Tauro è stato organizzato un programma ricco di eventi. Un carnevale che abbiamo organizzato come ogni anno, lo facciamo questa volta sempre per le scuole e viene dedicato oggi con le scuole materne, che sono state tantissime queste delle scuole materne, ma soprattutto devo ringraziare i tre che hanno vinto delle scuole materne, che abbiamo fatto un piccolo concorso a tema e hanno vinto la scuola tutte e tre, si sono classificati i primi, che è la scuola di Santa e di Giovanna Antida, Belle Ribelli e la Casa del Fanciullo. Queste le scuole private di Gioia Tauro che hanno vinto oggi. Domani, la seconda giornata, aspettiamo le scuole elementari e soprattutto mentre domenica c'è tutto in piazza, abbiamo fatto questa novità in piazza anche perché abbiamo visto le condizioni del tempo che sono non tanto belle e quindi la facciamo direttamente di mattina, la facciamo alle 10 tutti in piazza. E abbiamo questa possibilità di tutti i ragazzi e un buon divertimento. Oggi abbiamo dato un attestato di partecipazione e un bellissimo premio che ci ha aiutato con noi il nostro amico Sainato, che non ci molla mai in queste grandi manifestazioni. E anche per oggi è tutto, io vi aspetto nelle prossime edizioni di Calabria News 24 in forma e come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.it. Grazie, buona serata a tutti voi.